l'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee riunisce coloro che hanno ricevuto il Tridente d'Oro. Premio creato nel 1960 e considerato il Nobel delle attività subacquee. Dalla Sardegna alla Sicilia, anzi Austica, che della Sicilia è una delle figlie più belle e conosciute. Austica è ancora tempo di vacanza, chi vive al nord è avvertito. I sub sanno cosa vuol dire Ustica per questo sport affascinante. Le sue acque sono lì, chiare e limpide, a spiegare tutto. Dalla prima edizione del 1960 sono stati insigniti col Tridente d'Oro oltre 250 personaggi famosi. Ma anche scienziati, ricercatori, pionieri, giornalisti e docenti, meno noti al pubblico, ma espressione dell'eccellenza nel loro settore a livello internazionale. Finalità dell'Accademia sono, oltre al conferimento del Tridente d'Oro, lo sviluppo, la conoscenza e la divulgazione delle attività subacquee, scientifiche, tecniche, artistiche, culturali, divulgative e sportive, e la diffusione della cultura del mondo sottomarino in un contesto interdisciplinare. In tale quadro l'Accademia organizza stage, seminari, convegni e cura la pubblicazione di ricerche e studi. Essa costituisce un punto di incontro e di riflessione interdisciplinare, al di sopra di ogni interesse ed influenza di parte. Abbiamo visto 30 dei circa 250 tridenti conferiti. Sono solo alcuni dei tridenti, e dei tridenti non tutti sono famosi. Ci sono tridenti che hanno fatto cose eccezionali nel loro campo e non sono conosciuti dal grande pubblico, ma sono nomi, grazie ai quali, la subacquea ha comunque effettuato qualche progresso. Questa è un po' la filosofia del tridente. Premiamo chi ha reso la subacquea migliore e più avanzata. Tridente e l'Academy Awards sono premi che identificano i migliori. È infatti il massimo premio d'eccellenza a livello mondiale per attività particolarmente meritorie svolte nelle attività subacquee scientifiche, tecniche, tecnologiche ed iperbariche, divulgative ed artistiche, sportive ed esplorative.
Allora, riprendiamo il nostro programma. A questo punto abbiamo il secondo conferimento della giornata. Il secondo conferimento è a un professore spagnolo, quindi permettetemi prima di rivolgermi a lui in lingua inglese. Purtroppo non parlo lo spagnolo, quindi parlerò in lingua inglese e poi rileggerò la presentazione in lingua italiana. José García March, it's a professor, ordinary professor at the university, the Catholic University in Valencia. It's a worldwide known specialist in biology, in marine biology and oceanography. It's obviously an avid diver. This is the main reason for him and for his work. He has done thousands of dives around the world, around the globe, in all of the seas of the world. And he is the European leader of the program that is called Life Pinnarca. I'm going to say in Italian, and then I'm going to invite you to follow me on the stage. José García March, professore ordinario presso l'Università Cattolica di Valencia, è uno degli specialisti di fama mondiale in biologia marina e oceanologia. Avido subacqueo, ha effettuato migliaia di immersioni in tutto il mondo e soprattutto in tutti gli oceani del mondo ed è il leader del programma europeo Life Pinnarca. Facciamo un bel applauso al professor José García. Thank you very much for the opportunity to be here. My talk is going to be in two parts. First, I will explain a little my motivation, why I work with the sea, and also then I will start talking a little what I'm interested in the environment, and also the what is my main future work of what I've been working most of the time, which is on Pinna nobilis, a fan mussel which is now endangered with extinction. I worked on it since my career, well, since I was doing my degree, and then I continued till now, although I do other things. Ah, sorry. Okay, good. So, two parts of my speech. One is going to be regarding my career, you could say. Quindi la mia presentazione sarà in due parti. La prima sarà quella che illustra la mia carriera. How do you go back? Okay. And the second part related to the environment and what I've been working, which is Pinna nobilis mostly. I wanted to say how every gesture we do is important, and then I go back when I remember my first time that I looked below the sea. It was when I was 8 years old. Vorrei ricordare che tutto ciò che noi facciamo ovviamente ha un impatto sull'ambiente e voglio fare un passo indietro di quando io ho cominciato la mia attività. Yeah, and then my father, who had never seen the sea when he was a kid until he was 20-something, he brought me and my brother to Portichol in Alicante, and then we were playing here around these places, these rocks, and then a little girl gave me her mask and said, "Wow, this is so beautiful, have a look at that." And then I put the mask, I had never looked below the sea, and I saw what the things, I remember what I saw like this. Okay. Quindi mio padre fu colui che alla giovane età di 26 anni ci portò in questa piccola baia, in questo piccolo porto di Alicante a vedere ciò che c'era, a portarci al mare. A quel punto mi fu data una piccola maschera e io cominciai a immergermi, a guardare intorno e mi dissero guarda quante cose ci sono. I remember the explosion of life, of colors, and also peace. And also peace. Quindi un'esplosione di colori, di vita, di pesce. And then I decided I say I never took my head out of the water since then. So I've been always underwater. E da quel momento in poi non ho più potuto fare a meno del mare e quindi mi sono sempre trovato con la testa sott'acqua. So I finally entered the biology when I was when I was 8. My first publication was before finishing the degree, specifically already in Pinna nobilis. E quindi da qui è il mio percorso formativo e una delle prime pubblicazioni che ho fatto è proprio sulla Pinna nobilis.
And then I was lucky because when I just finished my degree, a company came to the laboratory and said, we need somebody to come with us to do documentaries. We need a biological advisor. I was younger in the laboratory. I was starting my PhD. E quindi quando ero ancora al termine dei miei studi, ci fu un'azienda che venne nei nostri laboratori e chiese proprio di avere un biologo a disposizione per fare dei lavori con loro, e da lì cominciai la mia attività. Then, because I was the youngest one and possibly the last to be chosen, I left my beard grow, so I looked older, because I was only 22. But actually, none of the other guys wanted to go, so finally it was only me, and I went to the... E quindi io ero quello con la barba tra i più giovani che c'erano, perché ero il più giovane, ero l'unico che voleva andare, e quindi fui colui che rispetto ai miei coetanei decise di prendere parte a questo progetto. So since then I was working repeatedly with this company, underwater company, filming documentaries all around the world. That's what I could do. E quindi con questa società che mi aveva chiesto di filmare e documentare delle attività che loro svolgevano sott'acqua, è quello che poi io ho fatto per il resto della mia vita, cioè filmare e documentare in tutti gli oceani del mondo. So that gave me the opportunity of seeing the seas in different marine reserves, out of the marine reserves, protected areas and protected and impacts and a lot of have a view, a general view of the... Questo mi ha permesso di immergermi non solo in diversi oceani in giro per il mondo, ma anche in parchi marini, in riserve marine, in luoghi che erano particolarmente fragili e sensibili, che mi ha consentito di documentare l'impatto dei cambiamenti climatici. And some of these documentaries, like Mediterranean Sub 2 and the movie, were had crisis in the Antilles and also in... Alcuni dei documentari tipo Mediterranean Sub 2 e the other one is... The movie, the last one, Reefs. A Reefs sono due documentari che hanno ricevuto dei riconoscimenti al Festival di Antibes. San Sebastian also. E anche a San Sebastian hanno ricevuto dei riconoscimenti. Then, yes, well, when I came back from the United States from the Fulbright research, so before, I entered working in the university, Catholic University of Valencia, in the Institute of Environment and Marine Science Research. E quindi poi rientro nel 2006, sono entrato presso l'Università University of... Catholic University of Valencia. L'Università Cattolica di Valencia, dove ho cominciato i miei studi. And then with the director, I was co-founder of the Marine Station, which is in Alicante, in Calpe, Alicante, where is where I do most of my work right now. E questa è la sede di Alicante dove io adesso svolgo la maggior parte dei miei lavori. I'm the scientific... director, and then we sono direttore scientifico. Different works on oceanography, biology, with different techniques. We are not a big institution, but we do quite a lot of things. We have students. Non siamo una grandissima istituzione, ma con i nostri studenti svolgiamo una serie variegata di attività. You see here is our objective. I'm not going to read it, but objective is mostly describing the environment, trying to improve it. Non sto a leggere in ciò che c'è scritto, però alcuni degli obiettivi che noi abbiamo è ovviamente il miglioramento, la conservazione e la preservazione dell'ambiente. And we have a signature, or signatures also we try to do when we make selfless science, as like collaborative and integrative science, because we don't like when scientists fight each other or there is more ego or much ego, so we like to do a science that is not for us. Of course we have our own career, but our signature is that we do science for the world, for learning, for improving things. Quindi uno delle nostre caratteristiche è quello di non essere, diciamo, come spesso succede nell'ambiente scientifico, molto autoriferiti o comunque essere molto in competizione con altre strutture. Il nostro idea, il nostro concetto è di fare degli studi che siano a disposizione della comunità, del mondo, e quindi siano disponibili per tutti. So though I've been mostly working on Pinna Nobilis, my interest has been always studying on slowing down the environmental degradation and try to improve the quality of the seas and etc. So, e la Pinna Nobilis è al centro dei miei, dei nostri studi che abbiamo effettuato, ed è ovviamente uno degli elementi che ci aiuta a capire il degrado dell'ambiente dell'ambiente circostante. And then I always had one question: why is it so difficult to explain the situation of the seas and the oceans? Why people? Because people always say, "Oh, it's so beautiful. I don't see the degradation." However, for example, I don't know if to you happens also, but
when I go diving for fun, I may go with some friends. And when we come out of diving, they say, "Oh, it's so beautiful, it's so magnificent." And I came sad because I said, "Okay, Posidonia was degraded. I saw some invasive species. I saw some plastic there." No. Allora, posso tradurre questo pezzo particolarmente bene perché me lo ha raccontato precedentemente. Cioè, José ci dice proprio questo: la mia difficoltà di spiegare alle persone le varie situazioni di degrado sono dovute al fatto che ognuno di noi, quando entra in acqua, vede ciò che vede, e quindi quando esce dice, beh, però non è male, in fondo sembra abbastanza bello. Ecco, la verità è che probabilmente prima era molto meglio, e che quindi la fotografia che noi vediamo attualmente non corrisponde a quello che probabilmente era l'ambiente nel momento in cui era al massimo delle sue capacità. So, there is a term which was it's not new, it is from the 60s, late 60s, which is the shifting baseline syndrome, which I think is actually very important, and we should understand to be able to protect better our seas and the environment. It's because it's always beautiful, but we have a baseline that is changing, and we see the change from our first observation. But it's not the real wood conservation. It should be much better than that. Quindi questo è praticamente ciò che abbiamo detto prima. Quindi la maggior parte delle persone delle nuove generazioni accettano ciò che vedono in termini di situazione ambientale, e pensando che questa sia la normalità. Quindi per noi è importante stabilire una linea dalla quale poi possiamo documentare i diversi cambiamenti. So, for example, is this now our baseline? Because we are very used to this, we are very used to the plastic. So, new people, new. Cioè, questa è la normalità, per esempio, o è una degradazione dell'ambiente? Perché ormai siamo abituati a scendere in acqua e vedere dei spezzoni di reti o vedere plastiche galleggianti, ma questa non è la normalità. Or maybe in the future will be this, the normalità. Questo potrebbe essere la normalità nel prossimo futuro, che non è normale, ovviamente. Ovviamente. So every picture I'm putting is about from the Mediterranean Sea, even though I've been many other seas. I'm trying to put only pictures from the Mediterranean Sea. Quindi cerco di documentare prevalentemente soltanto con delle immagini del Mediterraneo. So this is most similar to what we should expect, but even this should be plenty of fish. We should see the Mediterranean plenty of fish. Sì, normalmente questo è quello che vediamo, ma normalmente questo scenario dovrebbe anche essere pieno di pesci. Like large cetiolas. Schools of other come grosse fish, ricciole, and plenty of corals of every kind. This is not a tropical area, this is the Mediterranean. Questo è il Mediterraneo come dovrebbe essere, quindi con anche dei coralli colorati. It's different places, Malta, Italy, this is Vulcano, Ustica also, this is in Ceuta, okay? So, this is also Sardinia, I think. So we should see an explosion of life. There should be plenty of life. We shouldn't see the plastic. We shouldn't see empty oceans, empty water. Quindi tutte queste immagini che sono state prese, che vanno dalla Sardegna alle isole Eolie, piuttosto che a Malta, e comunque nel Mediterraneo, questo è quello come dovrebbe essere il Mediterraneo, non con le plastiche. It's curious, for example, in Greece, we were diving even very close to a marine protected area, inside the marine protected area, and there were no fish. Water is clear, crystal clear. Wonderful, but there were no fish. That just fish was like this. Quindi anche facendo immersioni, per esempio in Grecia, all'interno di parchi marini, di riserve, l'acqua era cristallina, trasparente, meravigliosa, ma non c'era l'ombra di un pesce, o comunque pesci di piccolissima taglia. Yeah, there was still hunting with poison. There were hunting with scubala, with tank and. Quindi c'è ancora una pesca subacquea di frodo, sia con l'attrezzatura subacquea, quindi con le bombole, o addirittura con dei veleni. Okay, this is in Malta also. Questo è in Malta. And okay, and now I'm going to explain, start talking about Pinna Nobilis. This is in La Galiz, in a shipwreck in Italy. This is mostly now the situation of Pinna Nobilis. Quindi adesso comincerò a parlare della Pinna Nobilis, questo è un relitto che si trova in Italia. So they are nearly disappearing and they're in the toilet, okay? Quindi stanno sostanzialmente sparendo nei gabinetti. So anyway, fan mussels, Pinna Nobilis, for those who don't know it, it's the largest bivalve on the Mediterranean Sea. Quindi per coloro che non conoscono la Pinna Nobilis, è il più grande bivalve presente nel Mediterraneo. It can measure more than 1 meter. It lives like this, with one third of the shell in the sediment.
vive con un terzo del suo guscio conficcato nel terreno e può arrivare a circa un metro di lunghezza. Yeah. Fixed with thousands, like nearly 30,000 very thin and long 30 centimeters filaments to the sand grains and like thousands of anchors. È come se avesse migliaia di piccole ancore, quindi ha dei filamenti anche lunghi 30 centimetri che lo assicurano e lo ancorano al fondale. Very strong and secure. And well, this is this is how it will be a fan mussel. It's only endemic from the Mediterranean Sea. You cannot see any other sea. Questo è un esempio chiaro di Pinna nobilis in tutto il suo splendore. È endemica del Mediterraneo, quindi non si trova presso altri in altri mari. Yes, and well, the first time I saw one, I was 17 years old, and I started working on that and make census and studying. So I've been working on them since even before. Ho cominciato a lavorare quando avevo sulle pinne nobili da quando avevo 17 anni, cominciando a fare i primi censimenti nelle zone di appartenenza, e ho sempre continuato a lavorare sulle pinne nobili. So these are some pictures of how we can see them. Questo è come potremmo incrociarle, vederle sott'acqua. The Posidonia with flowers of Posidonia. All'interno della Posidonia. And here's a deep population. Usually they like protected from the waves, because areas protected from the waves so they can grow larger. E questa è una fotografia di una colonia abbastanza in profondità, e di solito tendono ad essere sempre a vivere in zone protette dalle onde, quindi in zone che possono proteggerle. Yeah. And this is something diverse from the Mediterranean Sea. We were used to see this animal, but now not anymore. So there's a new baseline. So a new divers will think that the Mediterranean never had some mussels. Ecco, quello che diceva prima, la famosa baseline, cioè quella linea, eccetera. Oggi come oggi non si vedono più queste immagini, quindi i subacquei di oggi potrebbero pensare che sia normale non vedere le pinne nobilis. So, well, I didn't say they also can filter thousands of liters. If one individual per day can filter around 2,000 liters of water, so they were cleaning the water also. Sì, non ho rammentato prima che hanno la capacità di filtrare circa 2,000 litri per ogni singolo individuo di acqua al giorno, quindi hanno una funzione di filtraggio delle acque notevole. So in late 2016 there was a disease, a parasite called Aplosporidium pinnae that entered probably from the south of the Mediterranean, maybe the ballast waters, maybe it was introduced. Quindi nel 2016 c'è stato un parasite, un parassita che si è diffuso all'interno del Mediterraneo, non sappiamo se da delle vasche di possibili contenitori di acqua, l'origine è molto difficile, ma si è diffuso questo parassita. And it has spread all around the Mediterranean. It kills 100% of the individuals. There, in fact, in Spain we count only 10 in open waters alive. E quindi purtroppo il dato è assolutamente spaventoso, perché ha ucciso il 99,9% di individui presenti nel Mediterraneo. In Spagna, per esempio, la quantità di pinne nobilis rimasta è probabilmente si conta sulla punta delle dita. Yeah. And they only survive in some reservoirs, which are coastal marine lagoons, like for example Venice Lagoon. Delta dell'Ebro, Mar Menor. Sì, le uniche che si sono salvate si trovano in zone dove le acque hanno un controllo e che non sono quindi soggette all'infiltrazione di acque esterne. And then, but these are the most impacted areas from anthropic and from climate change. Okay? So quindi l'impatto maggiore è stato dato ovviamente dall'ambiente antropico e dal cambiamento climatico. So if it's not the parasite, in these areas a few populations survive, but they die because of warming, because of low levels of oxygen, because of pollution. Quindi ammesso e non concesso che voi facciate parte di quelli che non sono stati sterminati dai parassiti, probabilmente i cambiamenti climatici faranno il resto. So in Italy all the red were green. In Italia tutta la parte rossa prima era verde. And now all the red is where the populations are there already. Only there's a little in Latin Venice, a little in Greece, a little in Spain, a few relic populations. Quindi lo vedete da soli, le zone verdi sono quelli dove ancora c'è qualche esemplare, le zone rosse dove ovviamente è sparito. So we've been doing several projects for trying to reproduce them, also for trying to protect them.
Ho quindi fatto un progetto per cercare di farle riprodurre e per proteggerle. In our case, Pinna spada and Neupinna, we're trying to reproduce them because initially we only used an animals that were mature in situ, in the sea. So we could do only experiments once per year for reproduction. Yes, initially animals were mature, could reproduce naturally only once per year. Sì, quindi gli animali erano gli esemplari che abbiamo utilizzato erano esemplari maturi e si riproducevano solo una volta all'anno. Then if we wanted to experiment on reproduction, we only could do it once per year. And they would have to wait to the next year for natural reproduction. But then with these two projects, Pinna spada e Neupinna, we made a technique to mature them in captivity. Quindi abbiamo con questa sperimentazione, con questa tecnica, abbiamo fatto in modo che loro potessero maturare in cattività e quindi potersi riprodurre più rapidamente. So now we can do 4 or 5 experiments per year, but it's very difficult to close the cycle. We didn't close it yet. The spinidae is very difficult to reproduce in captivity. Quindi riescono a riprodursi dalle 4 a 5 volte all'anno, ma il ciclo non è ancora chiuso perché è estremamente complicato farle riprodurre in cattività. So we also have used a sister species, which is Pinna rudis. It's not the same species, but there's been, since Pinna nobilis has reduced the populations, there's been a spread of Pinna rudis, and we found thousands of juveniles of Pinna rudis in fish farms. La Pinna rosis non è ovviamente la Pinna nobilis, però abbiamo notato che soprattutto vicino agli allevamenti ittici c'è una grossa quantità di queste pinne che sono ovviamente diverse dalla Pinna nobilis. So we have used them to growth experiments, feeding experiments, and then before doing experiment on a fat muscle, we do it on Pinna rudis. And then once we know how to reduce the stress, then we do it on Pinna rudis. Quindi sostanzialmente cerchiamo di usare queste Pinna roses per riprodurre il ciclo che poi vorremmo applicare alla Pinna nobilis, cercando di metterlo a punto per non stressare inutilmente le Pinna nobilis a disposizione. Some pictures of experiment where we studied growth during 2 years of Pinna rudis in situ to be able to compare with feeding and experiments in laboratory. Qui per esempio sono delle rilevazioni dopo 2 anni per capire sia lo stato libero che in cattività lo stato di crescita. These pictures are from one of the few survival resistant individuals in Spain. In the LIFE project, we're working with them. Questo per esempio è uno dei pochi sopravvissuti di Pinna nobilis in Spagna, in acque libere, che controlliamo ed esaminiamo per capire lo stato di crescita. Sono super importanti e quindi le abbiamo localizzate e sappiamo esattamente dove si trovano. So these are some examples of the experiments we did in laboratory. For example, this is a physiology experiment to understand firstly if the position, vertical or lying, was the same for any experiment. Quindi questi sono alcuni esperimenti di laboratorio, questi sono esperimenti fisiologici per capire quali sono le differenze e le interazioni che ci possono essere in una crescita orizzontale o verticale. Once we found it was the same, it's better to put them lying, and then we made experiments of feeding to see which was the best food to maintain them in captivity and reproduce them. Abbiamo notato che non c'era molta differenza, quindi probabilmente metterle orizzontali era meglio. E abbiamo anche cercato di capire cosa fosse meglio dare per alimentarle. If we cross those experiments with oxygen consumption, then is when we can calculate how much they profit of the food and also how much water they filter regarding the metabolism. Quindi alimentando dell'ossigeno all'interno della vasca della Pinna nobilis riusciamo a comprendere quanto quest'ultima si alimenti e quanto sia in grado di filtrare l'acqua. Okay, and then we made these experiments of maturation in individual tanks, and then we were able, this is a fat muscle spawning eggs in December, which is totally out of the period of reproduction, but it was during after our maturation. We do it with giving them a special quantity and proportion of food and heating the water in a specific way, and in 6 weeks we can make them spawn. Ok, quindi questo è hanno capito sostanzialmente da questi esperimenti che controllando la temperatura dell'acqua e attraverso l'alimentazione che loro forniscono in 6 months o 6 weeks? 6 weeks. In 6 settimane sono riusciti a stimolare la riproduzione della Pinna nobilis. We were able to have the belicher, which is a kind of larvae, but it grows only
to 120 microns and then die. And every experiment, till now, they always die. Abbiamo avuto delle come si chiamano? How do you call it? Delle larve. Purtroppo però siamo riusciti a farle sopravvivere e fino ad arrivare a 50 micron di dimensione e poi morivano tutte. So they should grow to 300 microns and then from that they could hatch and then grow to juvenile, but still that part is very difficult for these species. Quindi se riescono a superare questa dimensione e arrivare a circa 300 micron, poi il processo di crescita avviene, quindi si salva, sopravvive. And just to finish, yeah, the last year until since 2020 to 2024, we finished in December. We had this Lifinarca with Italy, France, Greece, and Spain. We're trying to reduce the mortality or impede the extinction in these years of the fauna. Questo programma congiunto che dal 2016 ha preso piede col nome Lifinarca e che vede coinvolti l'Italia, la Francia, la Spagna. Quindi paesi che si affacciano, alcuni dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo per cercare di ridurre e di salvaguardare e scongiurare l'estinzione della pinna notte. You can see there the red dots are points where we have experimented, but also in a few more, you have some other countries joined, and also in Pula Aquarium in Croatia and another country. Quei puntini rossi che vedete sono i punti di sperimentazione che abbiamo per adesso implementato, ce ne sono anche altri che non sono presenti anche in altri paesi. Che non sono Spagna, Francia, Italia e quindi anche la Croazia, dove si sta portando avanti questa sperimentazione. Yeah, this is the objective. If you want, I presume basically we wanted to increase the knowledge, to gather existing information and to make the problem known to people. So because the citizen science has been and is very important for the protection and for discovering new alive individuals. Quindi tra gli scopi di questo lavoro ovviamente è di sensibilizzare e di rendere consapevoli le persone. Can you go back a second? E quindi di informare anche di il più possibile chiunque sulla necessità di salvaguardia di questa specie. Che ovviamente spesso non è conosciuta e di conseguenza è quello che diceva prima lui, la famosa baseline, è normale non vedere a questo punto questa specie, invece no, bisogna rendere consapevoli le persone e informare le persone. Ok, I didn't want to go over the results and all the work we've been doing, but I will go just to the problems we found and we think we have to do for the future. Non volevo entrare nel merito dei dettaglio dei dati che abbiamo raccolto, ma volevo arrivare direttamente alle conclusioni, a ciò che abbiamo compreso. So one of the main problems has been actually anthropic impacts and climate change. So every time we had a very good result, there was overheating of the water, or there was pollution or a big storm, and killed individuals or had another impact. Quindi una delle cose che abbiamo subito capito in termini di impatto sono i cambiamenti climatici, perché ogni volta che riuscivamo a comprendere le ragioni per cui queste pinne nobili soffrivano, succedeva qualcosa che non era previsto, come un aumento delle temperature che ovviamente aveva un impatto mortale su questa specie. So on the other hand, the problem with the fan masses actually is a warning of what's happening in the sea. It's just an indicator that situation is really dangerous and that we are approaching a point of no return or maybe a point for return at the start of the talk. Quindi quello che abbiamo compreso è che questi cambiamenti climatici ci portano a un punto di non ritorno o forse a un punto di ritorno. And then what we have found is that it's imperative that we actually work on the reservoirs like Delta del Ebro, Venice Lagoon, etc. to improve the environmental quality. Quindi quello che abbiamo capito è che dobbiamo lavorare sulla qualità dell'ambiente che ci circonda, migliorando ovviamente the emissions as well. So exactly, emissions, CO2, reducing gas, effect gases, greenhouse gases, etc. So actually, everybody do these small gestures, like the one that helped me when I was a kid and a little girl gave me a mask and then changed my whole life. A small gesture actually helped. And makes us change our future. Quindi anche i piccoli gesti possono cambiare, così come quando mi fu data una maschera, questo gesto ha sicuramente cambiato la mia vita e la mia prospettiva e percezione. Anche noi attraverso l'informazione dobbiamo cambiare il modo di pensare delle persone.
So we found that there were a lot of juveniles that were being recruited in oyster farms, and oyster farmers were killing them because they thought they was stealing their food. So we're working hard to try to save those and use them for experimentation and repopulation. Ma abbiamo notato che nelle farm dove si allevano le ostriche, chi gestiva queste strutture tendeva a eliminare queste pinne nobilis che crescevano intorno alle strutture, e stiamo cercando di sensibilizzarli proprio sul fatto che non devono essere eliminate, ma anzi rappresentano un'opportunità. We want to keep working on reproduction in captivity, it's very important. Quindi lavorare sulla possibilità di della riproduzione in cattività. Also disease treatment, because even though we cannot treat the ones that are in situ, we can treat them, the ones that are in the laboratory, to use them for reproduction. And there are proofs that not scientifically demonstrated yet that we could cure them. Quindi in laboratory. Quindi anche quello di curarle. Ovviamente non possiamo curarle allo stato libero, nel senso nei mari, ma possiamo curare le specie che sono contenute all'interno dei laboratori per poterle far riprodurre. We want to increase also our collaboration with North African or South Mediterranean, Mediterranean countries, because there is little information. There are still some populations in coastal lagoons over there. Quindi vogliamo anche collaborare con la parte nordafricana e la parte est del Mediterraneo, in quei paesi dove magari non c'è ancora abbastanza informazione, e quindi sensibilizzarli, visto che loro hanno ancora magari delle colonie di pinne nobili. And finally, we found that there are some hybrids between pinna rudis and pinna nobili. They're the only survivors we find sometimes, and we need to know more about the genetic diversity and the capacity of reproduction. E quindi abbiamo notato anche che ci sono degli ibridi tra la pinna rosa e la pinna nobilis, e questo ci porta a cercare di studiare questa specie e di farli riprodurre se possibile. Thank you very much. Do you have any questions? Okay. Se avete delle domande. Paolo Ferraro, il nostro presidente. Credente d'oro 2024 a Rafael Garcia March. For becoming a world-renowned specialist in marine biology and oceanology, professor of the Catholic University of Valencia and scientific director of the Institute of Environment and Marine Science Research. After his philosophy doctor, Fulbright researcher for 2 years in the United States, North Carolina University. His research is based on many thousands of submarine dives, and he has dived in all the seas of the world to study marine biodiversity with more than 100 international scientific papers, books, and congresses. Now he is the leader of the LIFE European program. Enarga. Thank you.